Situazioni, cioè sia Pesaro che Macerata, pochi giorni dopo che i sindaci si sono espressi, hanno scelto la collocazione, intanto resta sempre la parte che più ispira il dibattito politico, i cittadini e via dicendo, e l'incontro con i professionisti per ascoltare loro, per sentire, per spiegare quello che era avvenuto, dove siamo arrivati, i passaggi e sentire le cose che ci devono dire. Il messaggio più forte è stato fare presto, hanno detto fate presto, quindi hanno chiesto un'accelerazione rispetto al percorso, perché molti ovviamente questa cosa la sentono da tantissimo tempo, che c'è chi è iniziato la carriera qui dentro, che già si parlava di questa scelta e ritengono sia importante trasformarla da parole ai fatti, quindi chiedono di passare ai fatti e di realizzare questo intervento. Ma questo posso dire da altre parti uguale, cioè non è... Per me è aver sentito per la terza volta lo stesso ragionamento che ho sentito quando ho incontrato i professionisti a Pesaro e Fano. Allora, i professionisti, ma dappertutto, qui, Pesaro Fano, Civitanova, Macerata, che sono dentro il sistema, sono quelli anche più, come posso dire, che hanno più chiara l'oggi e la prospettiva, sono quelli che ti dicono andiamo avanti, si va avanti, perché non collocano, non stanno nel tema di dove viene collocata un metro più in qua, un metro più là, che invece è la materia che infiamma gli amministratori locali, i sindaci, vi dicendo. Il tema qui è ospedale unico, cioè mettere insieme due presidi per fare un ospedale di primo livello che ha tutto, quello che deve avere, può avere un ospedale di primo livello. A uno si deve esprimere su questo, è la scelta giusta o la scelta sbagliata? Se quella giusta, quando la vai a collocare? Che la colloco qui, che la colloco a Ascoli, che la colloco a San Benedetto. Tutti quelli che non sono nella collocazione potranno fare questo ragionamento, ma a monte va fatto l'altro. Siccome sono tanti anni che tutti gli amministratori dicono che la scelta giusta è fare un ospedale unico, no? Se questo è vero e sappiamo che comunque lo collochiamo, poi nasce la reazione, si tratta con pazienza, con calma, con impegno, di spiegare che quello che si è detto per tanti anni è ancora valido oggi, che possiamo avere servizi di più qualità e maggior quantità andando insieme, che è chiaro che cambiano le cose, cioè non avremo più l'assetto che avevamo prima, ma in cambio c'è un servizio sanitario più qualificato. Però quello che cosa rimane a Mazzoni? Io gli ho definiti due polmoni, nel senso che è stato un tema che è uscito fuori anche in maniera ancora più chiara di come la racconto io, perché sono professionista. L'ospedale per acuti deve fare l'ospedale per acuti. Oggi, per mille necessità, i due ospedali, oltre a fare gli acuti, gestiscono altre situazioni che invece andrebbero collocate fuori dall'ospedale per acuti. Quindi gli ospedali oggi sono ibridi, fanno la parte per acuti, ma devono impegnare posti letto, tempo, attività, anche per servizi che normalmente sono di natura territoriale. L'occasione del nuovo ospedale, anche quello per fare in modo che l'ospedale nuovo faccia l'ospedale per acuti, e che invece le attività di natura territoriale vengano collocate meglio, cioè in maniera più appropriata, in quelli che sono i vecchi nosocomi. Allora, pronto soccorso è una parola molto importante. Un pronto soccorso dietro deve avere tutto. Dietro un pronto soccorso ci deve essere una radiologia H24, ci deve essere un'emodinamica, ci deve essere la radiologia interventistica, ci deve essere... Tolti i politraumatizzati, quelli che hanno bisogno di un intervento in cardiochirurgia e neurochirurgia, che continueranno ad andare in Ancona, tutti gli altri hanno bisogno di tutti questi servizi. Quindi per avere un pronto soccorso di qualità efficiente, dietro deve avere un ospedale intero. Quindi il pronto soccorso vero, di qualità, eccetera, sarà insieme al nuovo ospedale. No? La distanza è il tempo che l'ambulanza arriva da te, non è quella che arrivi te all'ospedale, dopo spiegherò meglio. Quindi questa cosa qui. È chiaro che oggi cosa abbiamo? Un po' come prima dicevamo, gli ospedali che assumono la doppia funzione. Nell'ospedale ci va anche chi non ne ha sostanzialmente bisogno, cioè va al pronto soccorso e chi ha bisogno di una visita, ha bisogno di una... Allora, è importante che queste persone vengano accolte nei due ospedali, per capirci. Quindi a San Benedetto e Ascoli, sto parlando del dopo, no? Noi continuiamo i codici bianchi e verdi ad accoglierli lì, per evitare che vadano al pronto soccorso, in modo che la percentuale di codici gialli e rossi, che sono quelli che hanno veramente bisogno del pronto soccorso, si concentri nella struttura di alta qualità. Quindi diciamo, un servizio, chiamiamolo, di trattamento d'urgenza, in questo termine non intesa tecnicamente, dei codici bianchi e verdi che possono trovare una risposta senza dover convergere verso un ospedale. I tempi dell'emergenza sono i tempi che impiega l'ambulanza o l'eliambulanza a raggiungerti. Questo è il tempo dell'emergenza, deve stare dentro i 14 minuti e l'EA nazionale dove noi ci stiamo dentro. Quindi chiamiamo la rete dell'emergenza come oggi in grado di raggiungerti, in grado di raggiungerti domani. Sull'ambulanza vieni stabilizzato e portato in un centro. Questa volta però
hai la certezza di andare in un centro dove c'è tutto. È chiaro che oggi, avendo una specialista da una parte, una dall'altra, cosa capita? Che una volta che ti hanno trattato, ti caricano su un'ambulanza e ti fanno fare avanti e indietro fra una struttura e l'altra, cosa che domani non avverrà più. Tu verrai preso dall'ambulanza 118 o l'ambulanza H24 di cui finalmente è partita la gara, dove sei, stabilizzato e portato in una struttura che fa tutto per te. E saranno due alternative, o andranno nel nuovo ospedale o a Torrette, come vi ho detto prima, per i politraumatizzati, per chi deve avere un intervento di tipo cardiochirurgico. Dopo la scelta della conferenza dei sindaci, sì, c'è ancora apertura verso l'azienda ospedaliera oppure questo è un discorso chiuso? Allora, io l'ho detto sempre in termini molto chiari e lo ripeto. Cosa dice il piano sanitario? Che è ancora valido, perché magari i piani sanitari si esaurissero in 3 anni, vuol dire che abbiamo Mandrake, no? Non il Presidente della Regione. Dice che la scelta dell'ospedale unico, che già nel piano sanitario regionale, è propedeutica a... Cosa significa propedeutica? Significa che se non la fai, sicuramente non farai l'altra. Quindi è necessario andare verso l'ospedale unico anche per qualunque altro ragionamento. Come ho detto altre volte, oggi le aziende ospedaliere hanno un equilibrio di bilancio a sé. Andare verso un'unica struttura permette anche di valutare se attraverso il meccanismo dei DRG, che è il modo in cui si valuta il bilancio di un'azienda ospedaliera, piuttosto del PD lista, che è il budget, è il raggiungimento del budget, che è di un ospedale ordinario, se la nuova struttura, in forza anche della più alta specializzazione che avrà, quindi immaginiamo un innalzamento del DRG, avrà i parametri per essere azienda ospedaliera, ben venga. Servirà anche da maggior attrattore per la mobilità attiva verso la nostra regione. Ma è propedeutico, senza questo passaggio è impossibile immaginare l'altro. Questa conferenza dei sindaci l'ha detto lei? Che propedeutica, sì, l'ha detto Castelli veramente. E tu è propedeutica, io ho confermato, sì, è propedeutica. No, ma il tema vi sembra, e torniamo, il punto è l'ospedale unico o dov'è l'ospedale unico? Noi abbiamo fatto da gennaio, da dicembre, qui, no? 6 mesi, quindi non è che è stato un dibattito dove abbiamo preso le mani alla gola dicendo dimmi subito dove lo vuoi, un percorso fatto con gli amministratori locali, sapendo delle difficoltà, ma noi non siamo consapevoli che quando si fanno scelte di cambiamento, questo paese in generale non ha una gran voglia di cambiare, lo sappiamo. Abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile, di far partecipare il più possibile, è venuta fuori questa indicazione, no? Che è quella di Pagliare, Spinetoli come comune, località Pagliare. Benissimo, allora non confondiamo i due piani. Allora, una cosa è la difficoltà di collocare una struttura e di spiegarla, e questo ce l'abbiamo tutti, ce l'ho io, ce l'hanno i sindaci, eccetera, eccetera. Un'altra è il valore della scelta. Se non confondiamo questi due piani, secondo me una direzione la troviamo. Mescolando e di continuo non si capisce nulla, perché alla fine se i sindaci avessero scelto tutti insieme lo facciamo ad Ascoli, la regione stava bene. Se avessero scelto tutti insieme la facciamo nella costa, la regione stava bene. Non abbiamo mai fatto un punto di collocazione, è un fatto di scelta strategica di andare verso un ospedale unico. Il sindaco dice ci sta bene l'ospedale unico, purché sia solo se c'è l'azienda ospedaliera. Cioè se questo che è propedeutico la scelta ospedaliera ci sta bene, non gli sta bene, perché questo è propedeutico l'azienda ospedaliera. Se quando non si fa l'azienda ospedaliera, se quei DRG ci portano un disavanzo, allora a quel punto non lo puoi fare. Basta. Però, ma io sono fiducioso perché sono convinto che aggregando la qualità, tu alza la qualità, alza il DRG ed è più facile ottenere il risultato. Grazie.